Siamo a Milano, nella sede milanese di un'azienda nazionale di trasporti, a pochi passi dalla stazione centrale, dove sono stati allestiti due ambulatori della carovana della prevenzione. Il progetto, come dicevate, è promosso da Fondazione Policlinico Gemelli e dall'Associazione Susan Komen Italia. Si tratta della seconda tappa della carovana, che è partita ieri da Brescia. In 31 giorni attraverserà 9 regioni italiane con 3 cliniche mobili, una per la prevenzione primaria, una per la diagnosi precoce dei tumori al seno e una per la diagnosi precoce delle altre principali patologie oncologiche femminili. Nelle cliniche mobili, che sosterranno in aziende come questa, ma anche nelle periferie, nelle case circondate, nelle aree terremotate, nei centri di accoglienza ai migranti e nei centri per anziani, opera personale sanitario del Policlinico Gemelli affiancato dai volontari di Susan Komen Italia. Lo scopo dell'iniziativa è quello di andare incontro alle donne che vivono in condizioni di povertà e di emarginazione sociale, questo è il principale scopo, ma anche alle donne che per il reddito basso delle loro famiglie spesso rinunciano, sono costrette a rinunciare a prendersi cura adeguata della propria salute per non togliere il necessario ai familiari e soprattutto ai figli.